Io ritengo giusto e perciò condivido il dover chiedere alle banche italiane un aiuto in questo momento di difficoltà economiche provocate soprattutto dall'inflazione. Il problema non è se è giusto o meno chiedere questo aiuto, il problema è come bisogna scrivere le regole che prescrivono l'aiuto. Lasciamo perdere il pregresso, forse bisognava farlo quando a borse chiuse, forse bisognava farlo dopo aver ascoltato la Banca d'Italia. Oggi, se vogliamo veramente che questo sia un aiuto a famiglie ed imprese e non sia un aiuto che poi possa provocare danni ai risparmiatori, che sono sempre cittadini e imprese, dobbiamo escludere dalla tassazione le banche di prossimità. E lo dico perché sono assolutamente convinto che anche qui debba valere il principio di sussidiarietà. Ritengo altresì che a questo punto della tutela delle piccole banche si debba fare molta attenzione ai titoli di Stato che sono acquistati dalle banche italiane, attenzione a non tassare anche i titoli di Stato perché così si disincentiva l'acquisto di titoli di Stato da parte delle banche. Bisogna prevedere, a mio giudizio, anche in qualche modo la deducibilità della tassa che viene pagata. Ripeto, non sono il sostenitore di un partito delle banche, ma ritengo che quando si adotta una decisione del genere dobbiamo sempre pensare alle ricadute economiche e finanziarie. Non sono scelte che si devono fare per prendere voti in campagna elettorale, sono scelte che devono essere fatte per aiutare famiglie e imprese. Quindi gli emendamenti che presenteremo saranno emendamenti che andranno nella direzione di tutelare risparmiatori, piccole e medie imprese e il nostro sistema creditizio. Ripeto, è giusto che le banche facciano la loro parte, ma bisogna che lo facciano bene.